Ecco, per Lifestyle Blog siamo qui con Walter Fontana. Ciao. Ciao Walter. E la tua è una ripartenza. Esatto. Dobbiamo parlare del tuo lancio, ma cosa significa per te intanto ripartire? Guarda, dopo un'avventura molto importante come quella con i Lost, avevo bisogno di staccare dal mondo della musica, dai riflettori, tornare a vivere la vita reale. Perché comunque la vita del musicista è fatta di continui spostamenti, di tantissime tournée dove non vai nemmeno quasi a vivere le città in cui vai a visitare. Quindi sono tornato nel mio vecchio paese, sono tornato dai miei amici, dalla mia famiglia e da lì ho fatto tutto un percorso di crescita per capire quello che ero in quel momento lì e quello che volevo diventare. E cosa farai da grande? Da grande il musicista o l'astronauta, adesso vediamo, sono le due cose. No, io spero di continuare a scrivere musica, di fare dischi e soprattutto tanti concerti perché è la parte che amo di più. Mi piace stare a contatto con il pubblico e quando salgo sul palco mi trasformo. Infatti tutte le persone che mi conoscono mi vedono molto timido nella mia vita privata, ma quando salgo sul palco mi trasformo e c'ho la mia pazzia, quindi mi posso arrampicare sulle americane, mi posso buttare in mezzo alla gente ed è bello anche perché adesso molti artisti non fanno queste cose, sono un po' cose del passato, il fatto di buttarsi in mezzo al pubblico e a me piacciono e vedo che la gente apprezza. Ascolta, io sono qui, è un contenitore, cosa contiene, quali sono le canzoni e soprattutto c'è un fil rouge Sì. tra i diversi pezzi? Sì, allora, è un disco molto vario dal punto di vista del sound. C'è di tutto, c'è il pop, c'è l'R&B, il rap di Jet Oshiran che ha collaborato con me in Perfetto, c'è il rock, però tutto collegato da un filo conduttore che è quello dei testi, dove io parlo di questa voglia di ripartire dopo un momento difficile. E dico a me stesso, ma dico anche agli altri, che tutti quei momenti difficili mi hanno permesso di arrivare qui oggi a fare anche l'intervista con te e ad essere la persona che sono. E quindi il messaggio che vuoi lanciare ai tuoi ascoltatori, che a questo punto a chi punti? Qual è la fascia d'età a cui vuoi trasmettere questo messaggio? A tutti. E ho visto anche dai primi concerti che ho fatto nei centri commerciali che la mia musica può veramente arrivare a chiunque. Ho visto ragazzini di 10 anni a persone di 50 a venire da me e farmi complimenti, prima di tutto per il live, per quello che sono riuscito a trasmettere mentre cantavo, e poi per i pezzi, e quindi non mi metto nessun limite, chiunque. Collaborazioni importanti a livello musicale, Tante, vogliamo. tante. Tutte nate da amicizie, e questo è stato importante perché è stato un lavoro molto più sereno, più produttivo e più divertente. Ho lavorato con Giovanni Caccamo, un grandissimo amico che ha voluto anche regalarmi un pezzo che si chiama Corro, contenuto nel disco. Ho lavorato con Placido Salomone, che è un grandissimo produttore, grandissimo chitarrista, e Jethro Sheeran, che è il cugino di Ed Sheeran, e lui fa rap e si è prestato nella canzone Perfetto, che è il mio nuovo singolo. È stata una bella collaborazione, lui vive a Londra, ci siamo conosciuti tramite alcune amicizie. Quando lui ha ascoltato il pezzo ha detto: "Ok Walter, io non so quello che stai dicendo in questa canzone, ma voglio cantarci." E da lì in 2 giorni gli ho spiegato innanzitutto cosa dicevo nel pezzo, ha scritto la sua parte di canzone e l'ha cantata. Fantastico. E mandi un saluto agli amici di Lifestyle Blog. Un saluto agli amici di Lifestyle Blog, ascoltate, sono qui. E a presto. E a presto!